La domanda, Gianluca, è: come tu vedi la possibilità di una coevoluzione di questi mezzi nuovi che si susseguono rispetto ai mezzi vecchi, tradizionali, che non muoiono ma si stratificano e che seguono la cultura indirettamente? Ma qualcosa vecchia come la storia dell'uomo. Nella Bibbia mi pare, cito a braccio, a un certo punto Re Davide, vecchissimo, ritrova l'allegria con una nuova sposa giovanissima. E quindi in realtà la contaminazione intergenerazionale è qualcosa che giova ad entrambi i termini di questa contaminazione. Io ho sempre lavorato alla radio. La radio è lo strumento principe della mia espressività. La radio è all'origine di tutti i mezzi di comunicazione di massa. La radio, al di là delle evoluzioni che hanno avuto anche nel loro hardware gli altri mezzi di comunicazione di massa come la televisione, come il computer, la radio è morta, radicalmente morta. La radio non ha più un hardware definibile e raffigurabile. La radio è pura rappresentazione verbale. La radio la senti attraverso un player, la senti attraverso il podcasting, la senti con il telefonino, la senti attraverso il computer. Quindi la radio è morta e risorta come pura essenza. E la radio è meravigliosamente adatta ad essere un forte integratore, quindi portare una sua esperienza ultradecennale racconto dell'umanità attraverso appunto la mediazione di un mezzo di comunicazione nei più moderni mezzi. Io ricordo che la radio in internet, quando cominciò a parlare negli anni 90, sembrava un'eresia, però era interessantissimo e soprattutto stimolava le persone che ancora stanno in delle comunità che vengono considerate come alla stregua di degli emarginati, dei pazzi, dei folli, persone che rappresentavano la loro diversità, la loro patologia, stando in delle comunità che nessuno vedeva. Mi ricordo, mi chiamavano i direttori della RAI e dicevano: ma cos'è questa cosa che non vediamo? Leggi le email, ma che cosa sono? Il computer serve alle nostre segretarie per scrivere le lettere. E poi pian piano, lentamente, il mondo di queste persone nascoste, quasi clandestine, che vivevano con senso di clandestinità il loro stare nelle prime comunità web, nei primi gruppi di discussione, sentendosi rappresentati alla radio, uscivano fuori e portavano il meglio dell'interpretazione dell'umanità che passava attraverso un mezzo di comunicazione individuale. E lentamente la rete si è evoluta e la radio si è evoluta aprendosi alla rete. Cominciare a far ascoltare la radio la voce di chi stava da un'altra parte, non nel mondo, è servito molto alla radio. E oggi lo sto facendo con il social network, ma con lo stesso spirito di assenza del pregiudizio, di grande divertimento, di mettere in collisione. E hai detto, penso, una parola chiave prima, che è quello delle persone che danno il meglio di sé, e lo fanno perché sanno che devono passare attraverso la risorsa vincolata e limitata della tua scelta editoriale nel momento in cui decidi che cosa effettivamente mandare alla radio. E questa naturalmente non è una scelta esteticamente limitata, ma corrisponde a quella che è la tua particolare attesa di qualità, ma garantisce che chi è dall'altra parte appunto dia il meglio di sé. Ma sai, non è che ci tenga necessariamente alla mia mediazione, perché reputo sia la chiave essenziale. Certo, devo mantenere un certo stile e una certa riconoscibilità al mio prodotto, perlomeno quando va nel medium tradizionale, perché ha valore proprio perché è fortemente personalizzato. Ma la cifra della mia personalizzazione è proprio questa apertura all'irrazionale. Tutti sanno che comunque nel grande mondo dei medium tradizionali, della grande radio, della grande televisione, dei grandi giornali, c'è qualcuno che in qualche maniera, in qualche percentuale, è dei nostri. Quindi piuttosto che farsi fare l'intervista o vivere nel terrore, ma giusto e giustificato, di essere sempre fraintesi, sempre presi come il campionario di una sottospecie di umanità, come una sorta di campioni di stranezza e di singolarità che vengono cercati proprio per questa loro vita strana. Cosa fate qua dentro? Chi siete? Ma voi... la grande accusa, ma sì, però è una fuga dalla vita, è una fuga dalla realtà, una fuga dalla normalità. E no, io mi continuo a sentire dire persone arrabbiate, con la bava alla bocca, dice: ah sì, tu continui le cose virtuali, noi ci piace le cose personali, la carne, le cose, non sapendo che ormai hanno già rinnegato, tradito, abbandonato l'idea di piacevolezza della carne per questa loro rabbia, questo loro astio, questa loro incapacità di rimettersi in gioco.
Sapere che nel mondo dei medium tradizionali esistono delle fessure, un po' sono io, un po' sei te che scrivi su grandi giornali, quindi che comunque capiscono, sono le persone ponte, è come la figura dell'erma bifronte, già hanno c'ha due facce, una da una parte e una dall'altra, ecco, è il punto di passaggio in cui a chi si rappresenta, chi disperatamente cerca comunque delle vie di soluzione di alcune sue domande, sue angosce, ma anche sue gioie, sue allegrie, mi resta sempre visto l'aspetto patologico della fuga del mondo virtuale. Io vado anche perché ho una libertà e una tabula rasa in cui posso ricomporre il mio mondo e comporre un mondo e creare il mio mondo. Ma questo mondo uno ha necessità e volontà che sia rappresentato all'esterno, lo vuole divulgare. Chiave, hai parlato di mettersi in gioco, perché quelle grandi telecamere, quegli strumenti ufficiali della comunicazione che prima davano un filtro netto su chi poteva e non poteva dire la propria, oggi non esistono e l'unica barriera ancora esistente è quella psicologica, tra coloro che sono disposti a mettersi in gioco e invece coloro che per una qualche ragione o di convenienza o di incapacità di fare le domande giuste verso se stessi non lo vogliono fare, non sono disposti a fare. Ma sai, mettersi in gioco nell'accezione che stiamo definendo, cioè di esporsi all'attenzione di un occhio così attento come sono i frequentatori dei mondi metaforici, è un po' come andare a passeggio nudi qua a Piazza del Duomo, è la stessa cosa. Per farlo bisogna avere almeno una grande leggerezza e un grande senso di spregiudicatezza, diceva non mi preoccupo se ho un po' di pancia, ho la schiena pelosa, ho le gambe storte, ho i capelli grigi, ma che mi importa, sono talmente fiero del mio modo d'essere, della mia diversità, di quello che rappresento, sono allegro ma sono quello che sono. E questo trasferito ad altri domini naturalmente fa sì che è molto difficile che chi ha in mano le leve della trasmissione ufficiale del sapere, non è detto che sia della verità, della realtà, le leve della trasmissione ufficiale del sapere sono quelli che comunque ti raccontano il mondo, la loro lettura è la lettura ufficiale, quella che passa come lettura ufficiale. La loro leadership, e non voglio farti un banale discorso rivoluzionario vetero, la loro leadership è data proprio da una serie di bluff sulle competenze per cui loro stanno lì. Ma chi è che va a mettersi in confronto con qualcuno che ti pesa le parole? Io alla radio ogni giorno persone che addirittura mi sottolineano gli accenti sbagliati e sono le maestrine che odio, ma quelle che mi fanno riflettere su concetti, sulla banalità dei concetti che mi sembra di esprimere in maniera eccelsa. Io ogni giorno devo fare un'operazione di umiltà, di tenere conto delle persone che mi ascoltano. Una delle caratteristiche del mio programma radiofonico è che mette in scena la dissidenza. Tutti lo nascondono. I primi tempi mi dicevano alla radio, ma non è bello che tu mandi in onda i messaggi di quelli che ti attaccano, è brutto, sai l'immagine. È diventato il mio punto di valore. Oggi c'è una necessità di capire la cifra del mondo in cui stiamo vivendo. E per capirla occorre che ci sia grande diffusione di ciò che avviene come fenomeno di base in maniera capillare, perché hanno molto più tempo, molta più volontà. E i miei ascoltatori stanno indicizzando su un sito wiki le mie puntate, anni di puntate, quindi sono centinaia di puntate, un lavoro che mai avrei avuto voglia di fare. Le ascoltano, le indicizzano, le mettono in database dicendo quali sono gli argomenti che ho toccato, i personaggi che ho toccato, un lavoro utilissimo, nel mio piccolo relativamente utile, è un esercizio, ma se ci fosse, come già lo fanno per i telefilm, sul sapere dell'umanità in questo momento persone spontaneamente lo indicizzassero nel fenomeno wiki, non soltanto semplicemente per il pubblico di internet o per le persone che lo considerano una sorta di enciclopedia di serie B, ma proprio per il progresso dell'umanità, beh, faremmo dei grandi passi avanti. E grazie. Si risparmierebbero anche un sacco di soldi. Grazie.